Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Avete presente quando avete quel tarlo che vi batte nella testa? È un lavoro che dovete fare e lo dovete fare a tutti i costi. Ecco, questo è per me la rete antigrandine. Quindi oggi iniziamo, perché ho visto i danni che ha fatto ai poveri amici del nord. Distrutto tutto. Mi spiace, c'è vento, spero che non si senta. Non riuscirò a coprire tutto l'orto, questa parte qui non verrà coperta, la sacrificherò purtroppo se viene la grandine, questa spero invece di salvarla. Qui riuscirò a coprire tutto con due reti 6 metri per 10, quindi un 20 metri per 12, copro quasi tutto, almeno i pomodori li copro tutti. Questi se riesco lo farò più avanti adesso. Purtroppo l'impegno economico era notevole e quindi ho dovuto suddividere in alcune zone. Utilizzerò dei pali di legno, sono da 5 per 2 metri, 2 metri è poco, quindi sto preparando le staffe di congiunzione tra un palo e l'altro. Alcuni pali verranno tagliati a metà, quindi alla fine farò circa 3 metri a palo, 50 cm nel terreno, 2 metri e mezzo, dai, sono 1,70, io ci dovrei stare ampiamente. Insomma, è un lavoro così. Adesso cominciamo, qui ho il mio battipalo in primo piano. Il problema è che non piove da circa un paio di mesi e quindi il terreno è come cemento. Spero di farcela a buttarli giù di 50 cm, dai. Iniziamo. Il primo l'ho messo, è andato pure storto. Da come è entrato il primo ho già capito che sarà un lavoro immane, proprio immane. Ho battuto per 5 minuti e sono entrato di 10 cm. Il terreno è una roccia. Dai, vediamo il secondo. Li metto in questo caso a circa 3 metri e mezzo uno dall'altro e vediamo un attimino come va e come regge. Questo è andato meglio perché il terreno è morbido, perché lì c'è sempre l'irrigazione ovviamente. Vediamo il prossimo. Dal momento che 2 metri erano pochi e quindi sono entrato nel terreno per un 15-20 cm, insomma era bassa, ci siamo inventati questo manicotto qui di ferro, trattato con catramina, due fori di qua, due fori di là, e ho aggiunto un altro pezzo di legno da 50 cm. Ora la lunghezza è di circa 2,35 m più o meno, insomma, ma è più che sufficiente perché al centro ho messo i pali da 2 metri e mezzo, sono sceso di 20 cm, quindi anche lì siamo sui 2 metri e 30, il terreno va a scendere da me e quindi insomma mi ritrovo con un'altezza abbastanza buona per quanto riguarda la rete. Questi li devo ancora fare e devo tagliare ovviamente le canne dei pomodori, altrimenti mi danno fastidio. Ok, siamo a un nuovo giorno di lavoro. Ho messo l'aggiunta di 50 cm di palo, quasi tutti i pali, ne mancano solo due perché in corso d'opera abbiamo cambiato un po' la disposizione, quindi ci mancano due manicotti, stiamo costruendo delle piattine e li fissiamo. Sui pali più esterni adesso, come questo, ho messo una putrella di ferro da 10 infilata nel terreno per quasi 60 cm e a questo poi legherò un fil di ferro zincato che me lo tiene tirato verso la mia sinistra o la vostra sinistra, perché il vento mi tira sempre da quella parte lì e quindi gli do un po' di rinforzo. Ho fatto la stessa cosa anche dall'altra parte, due pali esterni, sperando che basti. Allora, vi mostro il lavoro che abbiamo fatto questa mattina, almeno fino a questo punto, sostenendo la rete sulla prima parte di pali. Lì dove andrà la rete, tra un palo e l'altro, ho messo del filo di ferro zincato, eccolo lì, comunque molto robusto, lo si usa nelle vigne, quindi anche da lavorare non è un granché difficile. Alla base dei pali che fanno angolo ho messo due tiranti, questo è uno, quello è l'altro. Adesso poi dovrò ricoprirli con un pezzo di tubo di irrigazione colorato, se no ci sbattiamo le gambe e poi ci facciamo male. Adesso questa rete qui ovviamente la farò arrivare fin laggiù, non mi basterà ovviamente neanche per metà orto, ne ho prese due da 6 metri, 6 metri per 10, ma non mi bastano. Allora, i ganci sono questi qua. Sono questi, adesso ve ne parlo, eccoli qua. Si mette semplicemente la rete in mezzo col fil di ferro in questo caso, e si chiudono. Il problema qual è? È con le dita non si riescono a chiudere, quindi bisogna utilizzare una pinza pappagallo. Io utilizzo questa, premo qui e chiudo. L'altro problema è che una volta chiusi non si aprono più. Se provate a riaprirli si spaccano, ne ho già spaccato uno. Quindi praticamente sono one shot, nel senso che li si mettono una volta e poi non si possono più togliere. La confezione della rete che ho comprato io, avevo l'opzione di acquistarne a parte 10, li ho acquistati, ho pagato qualcosa in più, ne ho presi da parte ancora 20 e non so se mi basteranno, adesso vedrò se non dovrò acquistarne ancora.
Ecco, questa è come si presenta la rete antigrandine una volta montata. Guardate, spero che si veda. Per fare questa ripresa vi potevo stupire con effetti speciali utilizzando un drone, e invece no, questa è scienza, non è fantascienza. Ho usato una scala, semplicemente ho rischiato la vita per questa ripresa. Allora mi avvicino, vediamo un attimino quello che ho fatto. Ho fermato la rete sul fil di ferro, tra un palo e l'altro c'è un fil di ferro tutto intorno al perimetro, e ho ovviamente fissato la rete, questa è quella ombreggiante ovviamente, comunque sopra è fissata la rete antigrandine in questo modo qui, con i suoi ganci, quelli là, lungo tutto il filo d'acciaio zincato. Ho messo un gancio ogni 50 cm circa. Quindi ne ho comprati tanti, ne ho comprati una settantina, ne ho utilizzati una quarantina, 45 circa. Qua c'è il punto di unione delle due reti, qui purtroppo vedete è molto delicata, basta un nulla, se si incastra si rompe, quindi dovete tenerne conto se la dovete comprare. È calata un po', io l'avevo tirata bene e purtroppo è calata un po', si vede che col tempo cede, con il sole e con la temperatura elevata cede un po', quindi si è appoggiata sui pali. Questi sono i pali centrali, i più alti che ho, anche questi con il filo d'acciaio. Qui c'è la congiunzione delle due reti, ecco, vedete, è calato un po'. Io qui ci passo bene sotto, però quando l'ho montato una settimana fa circa era un pochino più alto, non toccava. Pericolo maggiore è derivato dalle canne, se avete le canne dei pomodori, ecco, quelle quando tocca poi c'è il rischio che si buchi la rete, infatti devo inventarmi qualcosa. Allora, questa è la prima volta che monto una rete antigrandine, quindi non mi permetto di darvi consigli, non lo so se ho fatto bene, se ho fatto male. Io ho fatto in questo modo qui, non so se tiene, se non tiene, ecco, è tutto nuovo per me. Quindi intanto, se avete consigli da darmi, li accetto volentieri. Questa è la fine dell'orto, qua come vi dicevo all'inizio del video, termina la parte coperta della rete antigrandine. Questa parte qui è sacrificabile, l'anno prossimo la farò, visto che la spesa, come vi dicevo, non è proprio uno scherzo. Manca soltanto un filo d'acciaio che mi congiunga questi tre pali. Lo devo aggiungere, per il resto è finito. Non è ombreggiante, se qualcuno se lo dovesse chiedere non ha quella funzione lì, e speriamo ovviamente di non doverla mai utilizzare. Ora riesco a dormire un pochino più tranquillo, pur non sapendo se funziona o meno. Comunque, vabbè, dal punto di vista psicologico ha il suo perché. Spesa, ho preso una ventina di pali a 3,50 euro l'uno, due reti da circa 45 euro l'una, le reti sono 6 metri per 10 e il ferro e i manicotti, perché ho dovuto utilizzarli, ho speso, non mi ricordo, intorno ai 10 euro, se non sbaglio, 10-15 euro. Quindi in totale siamo sui 150-200 euro tra una cosa e l'altra, per coprire 12 metri per 20. E tanto e poco, non lo so, certo se uno ha un orto grosso è una spesa non indifferente. Io qui, come vi dicevo, mancano alcune parti dell'orto e lo farò il prossimo anno, sperando sempre di non averne bisogno ovviamente. Bene, è tutto per questo video, spero che vi sia stato utile anche come spunto, magari se avete visto qualche errore evitate di ripeterlo, e se avete qualche idea in più per migliorarlo, se me lo volete scrivere ve ne sono veramente grato, perché posso sempre in corso d'opera migliorare un po' quello che ho fatto. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like ve ne sono grato, se volete iscrivervi al canale poi attivate la campanella, vi arrivano le notifiche. Andiamo verso i 25.000 iscritti, sono veramente molto molto contento, non me l'aspettavo, non credevo proprio. Laggiù vedete il nuovo pollaio, dovrebbe uscire un video a giorni, e anche quella è stata una bella esperienza. Dai, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la prossima settimana.